Sicuramente attraverso diversi sistemi, soprattutto sono premi, borse di studio, grant per giovani ricercatori, soprattutto biologi e biotecnologi, ma anche medici e bioinformatici. Previa presentazione di progetti scientifici che sono sulle tematiche più attuali dell'ematologia, e questi premi cercano di dare spazio a questi giovani che lavorano nei laboratori di ricerca avanzate. L'AIL sostiene la ricerca anche attraverso l'acquisto di strumentazioni innovative, tecnologicamente avanzate, che consentono a questi giovani di applicare e poter portare avanti i loro progetti scientifici. In genere l'AIL ha anche presentato borse di studio attraverso le società scientifiche come la Società Italiana di Ematologia, la Società Italiana di Ematologia Sperimentale, proprio perché questi progetti devono essere rigorosamente valutati, e quello che è importante è che sempre più numerosi sono i progetti ed è difficile poter premiare tutti, e quindi i volontari AIL, avendo compreso questo, continuano a lavorare con abnegazione e impegno per poter procurare le risorse economiche per questi giovani entusiasti della ricerca.